Scusate, ho un problema tecnico, adesso ripreparo un altro pezzo di Muli che torniamo con quello di prima.
siamo noi. Voi chi? Come voi chi cazzo? Dai, dobbiamo andare a girare altre cose che non sai sul calcio. Sul calcio? Sì, no. Sul calcio. Dai, l'abbiamo promesso, non rompere i coglioni. Il calcio mi fa cagare, ragazzi. E allora anche noi chiamiamo qualcun altro. Esatto. Eh? Sì, e col cazzo, che cazzo trovate a fare la mia parte? No, che qualcuno lo troviamo in strada. Nessuno può sostituirmi. Per Dio, dici te, vediamo. Adesso, vediamo. Vediamo dopo, quando il video sarà bellissimo e tu non ci sarai, stronzo. Sì, è andato a fanculo, non trovate nessuno meglio di me. Scommetti che lo troviamo e poi cosa fai quando lo troviamo? Dai, fa niente, andiamo, non ha voglia, lo stesso. Sì, voi provateci pure, dopo io ti faccio il culo se trovate qualcuno meglio di me. Il calcio è uno sport di origine arcaica, ebbe però la propria affermazione moderna a partire dalla seconda metà del XIX secolo in Inghilterra. Il primo campionato di calcio italiano si svolse nel 1898 e lo vinse il Genoa. La Juve è la squadra più titolata in Italia con 31 scudetti ufficialmente vinti. Il Milan invece è il club italiano con più trofei internazionali, ben 18, tra cui 7 Champions League. L'Internazionale, meglio conosciuta come Inter, è l'unico club ad aver militato sempre nella massima serie italiana di calcio. Il Real Madrid è la squadra che ha vinto più Champions League, ben 10, e vai! Il gallese Gareth Bale è stato il calciatore più pagato della storia del calcio. Infatti il suo cartellino è costato al Real Madrid ben 109 milioni di euro. Anche se il club spagnolo afferma di averlo pagato decisamente di meno. Il trasferimento più costoso in Italia fu quello di Hernan Crespo dal Parma alla Lazio, pagato 26 milioni di euro, più le contropartite di Mattias Almeida e Sergio Conceição per un totale di 56,5 milioni. Ma grande! Figa! Il cartellino più pagato nella storia della Serie A senza l'aggiunta di contropartite tecniche è stato quello di Rui Costa, passato dalla Fiorentina al Milan per 49,7 milioni di euro. Il Brasile è la nazionale di calcio con più mondiali vinti, ben 5, seguita da Italia e Germania a quota 4. Il calciatore aver partecipato più mondiali di calcio è Lothar Matthäus con ben 5 presenze ai campionati mondiali. Vi ricordate di quello scarsone di Hakan Şükür? Bene, ha segnato il gol più veloce della storia dei mondiali mettendoci solo 11 secondi per punire la Corea nella finale del terzo quarto posto dei mondiali in Corea del 2002. Corea del Sud del cazzo. Farewell to the Korean team who play this third place playoff. Youngbo is in trouble here. It's Hakan Şükür. It's one of the early World Cup goals of all time. Il calciatore ad aver segnato più gol è Pelé, detto Rei. Il brasiliano ha segnato ben 1281 gol in carriera. Adesso vi dirò la partita con il più largo scarto di reti. Devo leggere i nomi perché francamente non conosco questi club. Sono la S Ademma e l'SO Deminé, finita ben 149-0 per i padroni di casa. Il motivo di questo ampio scarto è che la squadra in trasferta, per protestare contro una decisione presa dall'arbitro nel match precedente, decise di farsi ben 149 autoreti. Pensate che aveva fatto a calcio i difensori di questa squadra. Il portiere. Il più largo scarto di reti in un match internazionale lo troviamo tra Australia e Samoa. Infatti l'incontro finì 31-0 per gli australiani. La prima partita fra nazionali fu tra Scozia e Inghilterra nel 1872. Il gol in assoluto più veloce nella storia del calcio è stato segnato da Nawaf Alabe, che ci impiegò solo 2 secondi per metterlo a segno. Che cazzo? Non lo so, non ne ho idea. Felabe qui. Il cinese Yan Jianpeng è il calciatore più alto di sempre, infatti misura ben 211 cm, lui d'altezza. Non di cazzo. Esatto. Yeah, oppure che suonasse quello. Elton Gomez, calciatore brasiliano, è invece il giocatore più basso nella storia del calcio, alto solo 1,58 cm. Lo Sheffield FC è la squadra più antica di tutte tra quelle esistenti, infatti fu fondato nel 1857. Il maggior numero di spettatori fu nella partita Brasile contro Uruguay giocata al Maracanã di Rio de Janeiro nel mondiale del 1950, con circa 200.000 spettatori. Penso che anche quando abbiamo giocato a calcetto noi l'altra sera ci fosse più o meno lo stesso numero di gente. Stesso numero. Parlando di regole strane, nel campionato tedesco c'è una regola alquanto particolare. Infatti, come ben sapete, se uno viene espulso direttamente,
si becca 2 giornate di squalifica. Ma nel campionato tedesco, se uno fa un fallo d'espulsione e da questo fallo la squadra avversaria riesce a segnare o fornire un assist, la giornata viene ridotta a solo una. Vi ricordate quel fenomeno di Al-Sadi Gheddafi, figlio del ben più noto generale Gheddafi? Ebbene, fu calciatore professionista acquistato dal Perugia di Gaucci. Ultimamente è tornato alle cronache per essere stato torturato in un video. Okay. Non c'entra molto. Parlando di stipendi assurdi, lo Shanghai CPG non ha badato a spese. Basti sapere che ha fatto un contratto di 16,7 milioni di euro annui al calciatore ghanese Asamoah Gyan. Il leggendario e fenomenale George Best fu soprannominato il quinto Beatles grazie al suo grande carisma e alla sua pattinatura, che ricordavano la più famosa band del mondo dell'epoca, ovvero i Beatles. Il mio calciatore preferito in assoluto. E grande numero 7 del Manchester United. Un'altra grande leggenda del calcio è Paolo Maldini, ex capitano del Milan, che detiene innumerevoli record. Adesso me ne leggerò alcuni. Tra cui è il giocatore con più presenze in Serie A, ben 647, il giocatore con più presenze in competizioni europee per club, ben 174, e il giocatore con più presenze con la maglia del Milan, ben 902. Recentemente Francesco Totti è entrato nel Guinness dei primati come calciatore più anziano ad aver segnato nella Champions League, con 38 anni e 59 giorni. Lionel Messi, detto la pulga, detiene il record di palloni d'oro vinti, ben 4. Non importa se alcune delle cose che facevano erano assolutamente impossibili da realizzare, ma tutti quanti abbiamo amato Ollie e Benji. E vai! Chi non è andato a giocare in collina dopo aver visto un episodio di Ollie e Benji? Come al solito vi ricordiamo di cliccare non mi piace, di non condividere il video. E vi ricordiamo, come sempre, di disiscrivervi. Finiscila. Finiscila. Di disiscriversi dal canale. E nessuno vi può sostituire, cazzo! 'Cause you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? It's 1, 2, 3, take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine.